Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video dove vi farò vedere le cose che ho usato maggiormente e con le quali mi sono trovata benissimo durante il mese di gennaio. Allora, ci sono varie categorie. L'unica categoria che manca rispetto al video sui preferiti del 2018 è la categoria del rossetto, semplicemente perché a gennaio ho usato pochissimi rossetti. E quindi diciamo non mi hanno caratterizzato, nessun tipo di rossetto mi ha caratterizzato appunto durante il mese scorso. Quindi inizio con il farvi vedere la giacca che ho usato di più a gennaio ed è stata questa, che è una giacca che ho acquistato con i saldi, mi ricordo di aver fatto un super affarone. È foderata all'interno in grigio e poi esternamente è bianca e nera. Ha questa fantasia a righe, così. Dietro è semplicissima, non ha nessun tipo di spacco, però è veramente fantastica e mi piace tantissimo intanto il taglio perché comunque, come vedete, è molto lineare. Molto lineare, i bottoni ci sono, ma sono a scomparsa, quindi non si vedono. E poi, se notate, manca il collo ed è veramente fantastica. Allora, quando la indosso con uno sciarpone, ovviamente non si nota se il collo c'è o non c'è. Però, quando magari è una bella giornata di sole, non c'è vento e non fa freddo, la indosso così senza sciarpa e veramente mi piace come cade, come si appoggia qui sul décolleté. È veramente bellissima. Proprio veramente non tiene caldissima, però si sta bene, ecco, a meno che magari non. Sicuramente non scelgo di indossarla in quei giorni quando fa tantissimo freddo, perché a quel punto sì che c'ho freddo. Poi una bevanda che ho adorato e che continuo ad adorare è questo cappuccino della Nescafè. È Nescafè Gold, questo si trova anche nelle confezioni in scatola con all'interno le bustine monodose, però io di solito prendo questo qui in polvere, ve lo faccio vedere, ormai me ne è rimasto poco, eccolo qui, ed è buonissimo. Allora io prendo 150 ml di latte, ma comunque qui ci sono tutte le istruzioni per come farlo. Comunque, 150 ml di latte tiepido non bollente e all'interno ci metto, qui c'è scritto 3/4 cucchiaini di composto, io ne metto 4 perché comunque mi piace il gusto bello ricco, che poi non è che esce col gusto ricco, però sa proprio di cappuccino. Mescolo bene bene ed è veramente buonissimo, anche perché si forma una schiuma molto buona, molto piacevole. Eccolo qui, questo infatti ve lo super consiglio. Come profumo ho indossato questo che è il numero 41 del marchio Shogun ed è il dupe di Chloé. Qui c'è il numero 41, guardate che bellina la boccettina. Questo è il marchio Shogun. Mi sto trovando veramente benissimo con questo profumo, non assomiglia proprio al 100% a Chloé, però si avvicina tantissimo e ha una persistenza fenomenale. Mi piace veramente tanto. Questo è un 35 ml, adesso non ricordo quanto l'ho acquistato, però mi è venuto alla fine poco, non pochissimo, però sempre categoria low cost. Poi sto adorando e l'ho usata praticamente tutti i giorni a gennaio e la sto usando anche adesso a febbraio ed è l'agenda che avevo acquistato nel 2018 da Tiger. Questa è un'agenda che parte appunto da ottobre 2018, infatti mi sembra di averla acquistata verso settembre e dura poi fino a dicembre 2019. È a spirale all'interno. I fogli sono così a righe, quindi una pagina per ogni foglio e poi sopra abbiamo il calendario del mese corrente e il calendario del mese precedente. È veramente fantastico. Poi ogni volta che inizia un mese c'è una pagina dedicata con appunto tutti i giorni del mese, ma è veramente fantastica.
E io qui veramente sto scrivendo il mondo, mi sto organizzando anche il 2019, infatti anche le pagine successive al mese di febbraio sono non piene ovviamente, però sono scritte, alcune pagine sono scritte, l'ho pagata, mi sembra sui forse 4 euro, però veramente bellissima, c'era anche in blu, io l'ho presa di questo colore, mi piace troppo, mi piace questa foderina che è plastificata, adoro, adoro. Poi un prodotto beauty fantastico che l'avevo già provato mesi fa e che poi ho trovato in offerta e ho approfittato e l'ho acquistato è questo dentifricio che vi straconsiglio. Allora, premetto che i dentifrici AZ mi piacciono tantissimo, ma questo in particolare è un 75 ml, è AZ Complete dentifricio insieme al colluttorio. Qui c'è scritto che è una freschezza che dà freschezza delicata, ma secondo me non è proprio delicata, è proprio una freschezza bomba. E poi è menta e timo, è veramente fantastico perché. Allora, non è proprio la sensazione che mi dà, mi sembra magari, no, no, è proprio vero, cioè mi libera praticamente le vie respiratorie, cioè io sento questo profumo, questa freschezza anche mentre respiro, sapete che comunque siamo collegati orecchio, naso e gola, praticamente sento questa freschezza di menta, il timo non lo sento, o forse leggermente. Proprio che mi passa quando respiro naso e bocca, bocca e naso. E in più questa sensazione, diciamo, mi dura sicuramente per un mese, stavo dicendo, per un'ora dopo averli lavati. Ed è una cosa bellissima perché di solito i dentifrici, sì, si sente la freschezza dopo aver lavato i denti, però dopo svanisce dopo pochissimo, mentre questo veramente dura tantissimo. Se avete voglia, provatelo perché. Io sono sicura che vi troverete bene, poi ovviamente ognuno c'è i suoi gusti, ma per carità, io mi ci trovo veramente benissimo. Fatemi sapere se lo conoscete, come vi trovate, vi siete trovati, oppure magari se un domani lo comprate, fatemi sapere perché sono curiosa. A me dà questa bellissima freschezza, bellissima proprio. Poi ho adorato e ho strausato questa borsa a gennaio, che è una borsa di circa. Più di un anno fa, un anno e mezzo barra 2 anni fa, è di Avon, è una borsa rossa in similpelle che non ha la tracolla perché di solito anche se i manici sono belli lunghi, di solito nelle borse si trova la tracolla, però questa non ce l'ha. Diciamo che comunque l'ho usata così tanto che mi sono abituata perché oltre a tenerla a braccio, in ogni caso si può usare appunto a tracolla perché come vedete i manici sono belli lunghi. Allora, io uso, diciamo, sia le borse a braccio che a tracolla, la tracolla lunga che me la metto così trasversalmente, però con questa, diciamo, mi sono comunque trovata bene, perché se la metto una volta ogni tanto, sì, diciamo che mi manca la tracolla che manca, però se la uso tutti i giorni, come ho fatto a gennaio, quasi tutti i giorni, non tutti i giorni, però spesso, diciamo che è stata la borsa che ho usato di più. Mi sono trovata veramente benissimo. È un rosso bello, un rosso chiaro direi, non è scuro come il rosso. L'ho usato sia con il Total Black che se magari mi vestivo rosso e nero. Mi piace tantissimo questo trio rosso, nero e bianco. Quindi anche se mi vesto in bianco e in nero, aggiungo questo e questa ed è veramente fantastica. Le scarpe che ho strausato, sono stata contenta di averle acquistate perché mi ci trovo benissimo, mi piace il modello, mi piace come stanno abbinate, mi piace come. Vabbè, ve ne faccio vedere una. Mi piace come sono comode, ecco, mi piace la loro comodità. Le chiudo e sono questi stivaletti anfibi, sono neri in similpelle, hanno queste borchiettine qua però molto molto basse, quindi hanno il buchino diciamo dove passa il laccio, poi una borchiettina, il buchino dove passa il laccio e una borchiettina. Mi ricordo che quando ero ragazzina il buchino dove appunto passava diciamo la stringa, ecco, era al di sotto della borchietta, invece queste no, sono alternate borchiettina e buco per le stringhe. Eccolo qua, è fantastico questo stivaletto qui, c'ha la cucitura diciamo dell'anfibo anfibio normale diciamo che si usava quando io ero ragazzina, qua c'ha delle piccolissime borchiettine.
Ed è così, è veramente fantastico. Io l'ho allacciato solo una volta e poi non ho più avuto bisogno di sracciare perché c'è appunto la cerniera. E poi, tra l'altro, mi tiene anche il piede, i piedi caldi perché vedete che qui è felpatino tipo. Bellissimi, veramente belli. Mi sono trovata benissimo e comunque continuerò a metterli. Le mie cose del mese di gennaio sono finite. Spero che vi abbia tenuto compagnia con questo video. Come voi la tenete tanto a me, lasciate un bel like che mi fa piacere, ovviamente. E se magari non vi siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi. Bacione per voi, grazie mille per tutto e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!